Ciao ragazzi, questa volta ci troviamo a parlare di una sfida molto importante e particolarmente sentita. Sia i tifosi del Barcellona che quelli del Paris Saint-Germain seguiranno con molta attenzione quanto avverrà. I tifosi del Barcellona si sono comportati in maniera scorretta, hanno lanciato pesanti accuse al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. La questione ruoterebbe attorno al caso Messi, che viene fortemente accostato a due squadre, il Manchester City di Guardiola e il PSG dello Sceicco. Messi si libera a parametro zero quando sarà prossimo ai 34 anni, ovvero a giugno. Il club parigino vorrebbe acquistarlo, per regalare ai tifosi un attacco stellare, forse il più forte degli ultimi 10 anni. Immaginatevi un tridente d'attacco formato da Kylian Mbappé, Lionel Messi e Di Maria, che è un eccellente dribblatore, nonché uno dei più forti centrocampisti al mondo. Altri due potrebbero giocarsi il posto con Di Maria. Uno è Moise Kean, che sta disputando una grande stagione ricca di gol. L'altro sarebbe Mauro Icardi, che anche in Francia si sta rivelando un buon finalizzatore. Con Pochettino, è tornato ad essere più utile per la squadra rispetto a Tuchel. Inserire uno dei loro due per Kean vorrebbe cambiare modulo, ma si può fare. Messi, Mbappé, Di Maria. Forse, uno tra Draxler e Icardi verrebbe ceduto qualora un affare simile andasse in porto. Acquistare Messi a parametro zero non è una ladrata se il calciatore ha voglia di svincolarli. Anche nel 2017, il Paris pagò la clausola di 222 milioni di Neymar. Ci furono tante polemiche, ma alla fine la squadra parigina pagò la cifra prevista dalla clausola. Il Barcellona e i tifosi dovrebbero assumersi le loro responsabilità, invece che incolpare un presidente che lavora. Veniamo poi all'altro aspetto, forse più importante. È davvero ridicolo sentire parlare di ladrata, nei confronti di una squadra che proprio contro il Barcellona ha subito un grave furto arbitrale in Champions League, e come se non bastasse, la remontada, beffato il PSG. Stiamo parlando di quando il PSG vinse 4-0 al Parco dei Principi, per poi perdere 6-1 al Camp Nou grazie ad un arbitraggio pro-catalani. È veramente grave quanto accaduto, perché a questi livelli ci sono in palio milioni e milioni di euro. Queste sono aziende. Analizziamo quei 6-1. Al 12° minuto Mascherano tocca la palla con la mano, ma niente rigore, secondo l'arbitro fu involontario. Uno sfortunato gol nacque anche da una deviazione con la tibia di Courtois. Sfortuna, ma che può capitare nel calcio. Sul finale di partita, Marquinhos tocca Suarez, che si lascia cadere. Rigore per il Barcellona e gol. Il Barcellona passerà così il turno. Il club parigino dà fastidio a qualcuno per gli enormi capitali spesi, però i calciatori rendono alla grande, e anche in Champions, danno il loro contributo. È anche successo di dover fare a meno di Neymar e Verratti soprattutto, ma anche di Mbappé per infortunio. Il Barcellona è bene ricordare che si trova in crisi da almeno un anno, per aver speso cifre folli, per dei calciatori sì bravi, ma che non sono Ronaldo il fenomeno o Zidane. Il Barcellona ha speso 120 più 40 milioni per Coutinho, devastante a Liverpool, che a Barcellona non ha offerto un grande rendimento. Liverpool che vincerà il campionato dopo averlo venduto tra l'altro. Sono stati spesi 105 milioni e forse altri 40 di bonus per Ousmane e Dembele. Il calciatore a Dortmund prometteva molto bene. Eccellente dribblatore ma un po' impreciso sotto porta. Bene, questo calciatore strapagato non è mai riuscito ad esprimersi al meglio, complici gli infortuni e la sua dipendenza da fast food e videogiochi, che gli hanno comportato anche ritardi agli allenamenti. Questo è il professionismo. Un altro calciatore strapagato è Antoine Griezmann, pagato 120 milioni di euro, la sua clausola rescissoria. Dopo grandi annate all'Atletico Madrid, e le polemiche che ci sono state sul suo trasferimento. Il Barcellona, il Manchester United, il Real Madrid, forse un domani si renderanno conto che è meglio puntare sui talenti del vivaio. Inutile strapagare i sopravvalutati, per poi rivedere a prezzi molto più bassi, i talenti anche più forti. Diteci se secondo voi Messi a fine stagione andrà al Paris Saint-Germain, al City o altrove. Questa non è stata una remontada onesta, per cui stasera vi invitiamo a tifare il calcio e a sostenere un club che è in cerca di vendetta.